Torna anche quest'anno a Isernia l'appuntamento con il Tetracordo Jazz Workshop and Festival con seminari, incontri e concerti. L'evento è stato presentato nella sala Raucci del comune di Isernia dall'associazione Il Tetracordo, che organizza la rassegna, e dall'assessore alla cultura Cosmo Galasso. Sì, è un progetto che è partito l'anno scorso con l'associazione Tetracordo, questo festival che ha la particolarità di avere al suo interno anche un workshop. Sono 4 giorni di musica jazz. Nella mattinata ci sono questi corsi di formazione base per naturalmente persone più esperte, che si terrà nel comune di Santa Capito, dove parteciperanno per la prima volta ragazzi, giovani ragazzi provenienti un po' da tutta Europa, che parteciperanno a questi workshop gestiti da questi artisti provenienti dall'America, da Israele, che però poi nella parte serale saranno in piazza Celestino V a allietare le serate isernine con questo jazz. Dunque da oggi fino a domenica sono in programma 2 appuntamenti giornalieri, il workshop formativo in programma a Sant'Agapito all'interno dell'edificio scolastico e i concerti serali in piazza Celestino V a Isernia. Tra i docenti l'artista internazionale Harry Roland. Abbiamo 2 obiettivi principali con le performance e con il workshop durante questo festival. Vogliamo preparare gli studenti ad essere dei professionisti nel mondo del jazz il più velocemente possibile. In questo modo potranno essere professionisti in Italia, in Europa o negli Stati Uniti. E il secondo obiettivo è di insegnare ai musicisti che questa musica, per quanto possa essere complessa e sofisticata, deve essere accessibile a tutti, non soltanto agli appassionati del genere. E grandi artisti del passato, del jazz, come Dizzy Gillespie, come Count Basie, erano capaci di far arrivare il loro messaggio a persone che non avevano mai ascoltato la musica jazz. E questo è uno dei fondamenti di questa musica, perché è una musica del popolo. E in questo siamo stati molto incoraggiati dall'esperienza dell'anno scorso, in cui abbiamo visto persone di tutte le tipologie e di tutte le età godere della musica che suonavamo. Playing outside in the town square and seemed like so many different kinds of people were very enthusiastic. Per dare nuovo slancio